Nella calura estiva di luglio mi trovo nei giardini Boboli a Firenze, uno dei giardini storici più famosi della città, che fu già ideato nel 1500 da Eleonora di Toledo, la moglie di Cosimo de' Medici. Adesso mi trovo nella zona della Limonaia, che vedete alle mie spalle, che è un'isola sulla quale si trova una famosa statua dell'oceano. Facciamo una visita del giardino, è la prima volta che vengo qui e quindi lo visiterò insieme a voi. Immersi nel cuore di Firenze, i giardini di Boboli rappresentano uno degli esemplari più affascinanti di giardino all'italiana, con una storia ricca e un valore estetico ineguagliabile che attira visitatori da tutto il mondo. La storia dei giardini di Boboli inizia nel 1549, quando la famiglia Medici acquistò Palazzo Pitti e iniziò a trasformare la collina retrostante in un maestoso giardino. L'architetto Niccolò Tribolo fu incaricato di progettare i giardini, ma la sua morte prematura portò alla successione di altri celebri architetti, tra cui Giorgio Vasari, Bartolomeo Ammannati e Bernardo Buontalenti. Entriamo a vedere il giardino botanico superiore. I giardini di Boboli ospitano una serie di piante esotiche introdotte nel corso dei secoli, grazie ai contatti internazionali dei Medici. Sono anche un tesoro botanico, ospitando una vasta gamma di specie vegetali. Tra le piante più notevoli troviamo lecci e cipressi, alberi che conferiscono al giardino il suo carattere ombroso e maestoso, agrumi coltivati in grandi vasi. Gli agrumi rappresentano un elemento tradizionale dei giardini italiani, sia per la loro bellezza che per il loro profumo. Piante medicinali, un richiamo alle origini dei Medici, che erano noti per il loro interesse per la medicina e le erbe curative. Rose e peonie, fioriture stagionali che aggiungono colore e fragranza ai giardini. Il giardino fu concepito non solo come luogo di svago, ma anche come simbolo del potere e della cultura dei Medici. Nel corso dei secoli i giardini furono ampliati e arricchiti con nuove strutture, sculture e fontane, trasformandosi in un vero e proprio museo a cielo aperto. Il valore estetico dei giardini Boboli è evidente in ogni angolo. Il disegno geometrico perfetto, le ampie prospettive e i viali alberati creano un'armonia visiva che incanta i visitatori. L'isola è un giardino formale circondato da un fossato dove si trova una fontana con la statua di Nettuno, soprannominata dai fiorentini Fontana del Forcone. L'anfiteatro è decorato con statue romane e offre una vista spettacolare. Fu qui che vennero organizzate molte delle sontuose feste medicee. I giardini Boboli non sono solo un luogo di straordinaria bellezza, ma anche un simbolo della ricca storia culturale di Firenze. Ogni fontana, statua e pianta racconta una parte della storia dei Medici e dell'arte rinascimentale. Visitarli significa fare un viaggio nel tempo, immergendosi in un mondo dove natura e arte si fondono armoniosamente per creare un'esperienza indimenticabile.